seconda domanda, modifichiamo l'urto. Adesso le velocità iniziali siano diverse, V grande il carrello, V piccolo la biglia, e l'urto lo rendiamo elastico. Inoltre richiediamo che dopo l'impatto il carrello resti fermo. C'è da determinare la velocità della biglia sia prima che dopo l'urto, quindi V e V' in funzione di V grande, cioè della velocità del carrello. Questa è la situazione, il carrello di massa 2m viaggia con una velocità V grande, la biglia invece di massa m con una velocità V piccola che non conosciamo perché non è più uguale a V grande, come è scritto qua. Dopo l'urto elastico, il carrello rimane fermo, quindi V grande primo uguale a 0. C'è da calcolare la velocità V primo con la quale rimbalza la biglia. Qui ho indicato già quelle che saranno le soluzioni, quindi vedremo o scopriremo che la biglia all'inizio cammina a metà della velocità del carrello, V grande mezzi, e dopo l'urto la biglia rimbalzerà con 3 mezzi della velocità del carrello, 3 mezzi V grande. Le incognite sono due, la velocità della biglia prima e dopo, quindi V e V' qui indicate in colore rosso. Le equazioni anche sono due, perché la prima equazione è la conservazione della quantità di moto, come sempre negli urti, e la seconda equazione è la conservazione dell'energia cinetica, perché l'urto è elastico. Quindi andiamo a vedere le due equazioni, la quantità di moto, all'inizio il carrello ha quantità di moto 2m per V e la biglia ha una quantità di moto negativa perché va a sinistra, che è m per V, meno m per V. Dopo l'urto la quantità di moto del carrello è 0 perché si ferma e la quantità di moto della biglia è m per V'. Vediamo adesso l'energia cinetica. Prima dell'urto il carrello ha energia cinetica 1 mezzo 2m per V grande alla seconda, mentre la biglia ha energia cinetica 1 mezzo m per V alla seconda. Dopo l'urto il carrello sta fermo, quindi non ha energia cinetica, la biglia invece ha energia cinetica 1 mezzo m per V' alla seconda. Vediamo che è un sistema di secondo grado con due incognite, di secondo grado perché le incognite compaiono al secondo grado. Vediamo che non è possibile risolvere un'equazione per conto suo perché le due incognite compaiono in ciascuna equazione, quindi va risolto il sistema per sostituzione. Ricaviamo quindi, dopo aver semplificato le masse e i fattori 1 mezzo, possiamo ricavare V'. V' uguale 2V grande meno V piccolo. V' poi lo andiamo a sostituire nell'altra equazione, al posto qua sotto, al posto di V'. Quindi la seconda equazione, ricopiamo il primo membro, 2V alla seconda più V alla seconda, uguale, e qua dobbiamo fare il quadrato di questo binomio, cioè di 2V grande meno V piccolo. Il quadrato di questo binomio è 4V alla seconda meno, questi sono i due, il doppio prodotto, e questo è l'altro quadrato. Facciamo le semplificazioni. La seconda equazione adesso contiene una sola incognita, che è V, la velocità iniziale della biglia. Ovviamente contiene una sola incognita perché l'altra è sparita dopo la sostituzione. A questo punto possiamo risolvere l'equazione in basso e troviamo la velocità della biglia prima dell'urto. Semplifichiamo V grande, sappiamo già che V grande non è 0 perché il carrello non sta fermo all'inizio, starà fermo dopo ma non all'inizio. E quindi troviamo la velocità della biglia prima dell'urto V grande mezzi, come avevamo accennato prima. Poi sostituendo questo risultato nell'altra equazione, cioè nella prima equazione, troviamo la velocità della biglia dopo l'urto. Quindi 2V grande meno, al posto di questo, V grande mezzi, e troviamo 3 mezzi V. Quindi abbiamo che la biglia prima si muove a metà di velocità del carrello, V mezzi, come indicato qui, e dopo l'urto invece rimbalza con una volta e mezza la velocità del carrello, 3 mezzi, 1,5V, e è indicato qua. Volendo, per sicurezza, si potrebbe eseguire la prova, cioè si potrebbe sostituire V mezzi al posto di V minuscolo, qui e qui,
tre mezzi v grande al posto di v primo qui e qui e verificare che queste due equazioni risultano soddisfatte, cioè risultano vere. Io la prova non la eseguo, però sicuramente andando a fare queste sostituzioni le due equazioni si confermerà che sono soddisfatte.